Oggi si fa sul serio. Ok. Ed eccoci, una nuova avventura! Nice! Sempre in moto! Oggi avevo voglia di fare un giro. Oggi, montagna! Laggiù c'è San Vincent. E qui dietro, il castello di Chennai. Se si pronuncia così, perché non so se si pronuncia così. Adesso seguiamo il sentiero, vediamo dove ci si... dove ci porta, perché poi magari finiamo nel cortile di qualcuno e ci impallinano il sedere. Eccolo qua, il castello di Chenal sorge nel sito archeologico di Chenal, che dista a pochissimo dal comune di Montjovet. La sua storia è piuttosto breve, anche perché è abbastanza, come dire, oscurato in fama dal suo fratello che sta laggiù in valle, il castello di Saint-Germain. Praticamente questo castello è stato edificato nel XIII secolo dai signori di Chenal. È stato poi ceduto come dote alla figlia di questi signori e questa figlia ha sposato Ebalo I dei Challad, della famiglia Challad, cioè la famiglia che controllava praticamente mezza Valle d'Aosta, se non tutta. Alla fine questo castello venne poi ceduto
da Francesco di Chalade a Amedeo VI di Savoia, di cui poi il castello venne quasi completamente smantellato. Tutto qua. Era un forte, un castello militare che serviva più che altro al suo collega laggiù come difesa, perché sono praticamente su due speroni rocciosi dove la valle d'Aosta vicino a San Vincent si restringe. Adesso noi, la nostra piccola visita a questo castello è finita, vediamo se il vento, perché oggi c'è vento, ce lo concede, scendiamo e andiamo al castello di Saint-Germain. Scusate le pronunce, non so se si pronunciano così, ma vabbè, pazienza, abbiate fede, prima o poi imparo qualcosa. Il castello di Saint-Germain, o Tour Saint-Germain, è un castello medievale in rovina che si trova nella frazione omonima del comune di Montjovet, in Val d'Aosta. È tra le più grandi fortificazioni della Valle d'Aosta, anche se mostra segni di varie epoche. Di base è il tipico schema di fortificazione primitiva valdostana, cioè una torre centrale alta più o meno 20 metri, circondata da un'imponente cinta muraria, i quali poi vennero aggiunti successivamente altre strutture. Data la sua posizione strategica, il promontorio di Montjovet, o l'antico Mont Jovis, è stato sfruttato in antichità già
dal Neolitico. Infatti, nella sommità in cui è occupato dal castello, vi sono stati trovati dei resti neolitici. Successivamente la zona è stata dominata prima dai Salassi e poi dai Romani. Il castello di Saint-Germain venne fatto costruire tra l'XI e il XII secolo dai De Mongiovetto, probabilmente per tenere sotto controllo la strada sottostante e convincere i viaggiatori a tributare loro il pedaggio. E questi volevano i soldi. Andiamo bene, proprio bene. Sfortunatamente, i Mongiovetto erano particolarmente tenaci e oppressivi nel chiedere il pedaggio, fino al punto che il duca di Savoia ebbe il pretesto di impadronirsi della fortezza. Il castello divenne proprietà di Savoia, ma venne poi dato in utilizzo agli Chalad nel 1295, quando il castello divenne proprietà della famiglia di Ebalo I di Chalad, luogotenente di Amedeo V di Savoia, e ne ricevette il possesso in cambio della cessione del Viscontato d'Aosta. Il castello tornò poi nelle mani dei Savoia solo nel 1438. Il castello venne poi abbandonato e diroccato ad arte nel 1661 per non farvi insediare milizie altrui per volere di Carlo Emanuele II di Savoia, mentre l'intera guarnigione venne trasferita al forte di Bard. Oggi il castello è di proprietà della regione Valle d'Aosta. Eccoci qua. Con questo il video è finito. Ci vediamo a un prossimo video col mio faccione, oppure no, magari nel casco si vedrà. Ciao ciao!